Let's get it, guys! Se vuoi acquistare skin e V-Bucks nel mentre supportare il paura del nazionale, ricordatevi che potete scrivere Fanatic-Power, scritto ovviamente col 3 al posto della E, in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra, nell'item shop di Fortnite. Ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali. Let's get it, boys! E questa è la regina dei no skin. Anche questa sarebbe una cosa, dici, wow, incredibile. È rara. A Marzo la tua skin è più spammata di sa cosa. Ho capito, ma è, cioè, è bella almeno. Anche tu sei bello. Andiamo a Tilted? Andiamo a Tilted. Comunque la mia impressione o la torre centrale è scarica di loot. Non c'è sta più niente. Perché dentro te li prendi tutti tu. Oh, c'è uno slurp. Diatelo. Che è come? Ah, oddio, paura. Ah, sono buttato giù, sì. C'è una trappola qua. Marzo, spacchi da sopra con la cosa. Vabbè, faccio io. Ah, raga, le mie armi fanno un po' cagare. Merda. Madonna. Da quanto alza la gamba? No, ma come ha fatto, scusate? Mi ha preso tutti i colpi. Guarda che ti apro una porta. Ehi, una rissa c'è. 800 per... No, un altro team. Andiamo a Westward a fightare, che è pieno di gente ogni volta. Quella città, lo Yemen, Gerusalemme, come lo vuoi chiamare? Ma perché West? Come l'hai sempre chiamato? No, vabbè, perché cioè, prima ho giocato con quel ragazzo straniero e lo chiamava Westward, come la serie TV. Quindi ormai mi è entrato in testa. Di? Un po' come Aziz lì. Sì, Aziz. Che verità è Tacos, poi, capito? Invece Aziz. Io vado alla casa gialla, al Tristory. C'è la cassa sotto di me se qualcuno la vuole prendere. La prendo io, va. Io vado al tuo piano di sotto, vado. Va benissimo. Marzo, stai già morì? Io al momento no. La cassa è schiacciata. Esattamente. Madonna. Non ce la faccio più, sì, non ce la faccio più. Oggi voglio spaccare qualsiasi cosa c'ho davanti. Però sei ancora qui, sei? Io sto sopra, che mi sto salendo sempre di più per cominciare a sniperare. Vado con calma, tanto... Oh merda! Allora, appena li vedo te li sparo. Olè! Vado via? Avaguado io. Dileguato, ok. Posso. Un attimo che arrivo. Ci sono? Ok, vai tu, guarda. Posso prendere la R? Ti lascio la R se non ce l'hai, eh. No, piglio. Cioè, nel senso, non lo so, non Pietro, l'ho. È un BenQ 24, cioè 27 pollici, 144. Chiedermi, ovra. Stanno pushando. Li posso guardare. Uno l'ho fatto. L'altro dov'è? Lo vedo, gli vedo la testa. L'ho appena... L'altro è qua sotto di me. Gli vedo la testa. Fatto. L'ho colpito, non ho capito. Ce l'ho davanti, mi sta guardando, conta. Fatto. Bravi. Ci godo, maledetti. Qui davanti stiamo per segno perché parlare. Qua c'è un lanciacazzi se vuoi. Se c'è una faglia stanno pure qua. Qua c'è un lanciacazzi quello nuovo se lo vuoi prendere. Allora arrivo a prendere il lanciacazzi, dai, magari. È molto sexy. Ma non è questione di essere tiltati, che veramente oggi è una cosa che non si può raccontare. Marzo, il livello si sta alzando, la gente sta tryhardando. Ma che vuol dire, Giorgio? Che vuol dire da ieri a oggi? Cosa si sta alzando? C'è qua il rift. Sì, sto arrivando. Mo ti faccio... Ah, qua c'è una slurp che quasi quasi me la sdrunca e mi prendo la pozza da 50. Tu che cosa c'hai di cura? 5 bende. Allora ti lascio le restanti. Allora, la vuoi vincere, Sasha? Cattivi? Ah, la facciamo per la bandiera questo game? Vai. Alla Summer Skirmish, quindi. Andiamo. Allora, vai, seguimi a me, che magari che ne prendiamo un altro sopra questa montagna. Ok. Ce ne sono due, quindi ognuno ne prende uno e via. Ed è proprio tipo... non lasciamo niente. Sì, prima prendo la cassa. Fermiamo... Oh, due casse, vieni qua,
Prendiamo pure altre band. E ora riandiamo verso nord. Andiamo verso la pista da... Ok. Allora, sì. Mo prova, leva proprio la mano dal mouse. Quando atterri, quando stai per atterrare, comincia a spammare la barra spaziatrice, che lo provi. C'è più gente qua sotto. No, mi è andato un cazzo, lasciamo. Quasi morto, eh. Ok. C'è un altro team. Vai. Giro ton. Qua da me? È pure qua da me. Aspetta. Ok. Scusami, tranquillo. In piedi. Qua da me. Arrivo. È sotto. Sono salito, Fatto, GG. A posto. Buono così. Allora, cominciamo... Oh, merda, dobbiamo andare. Vabbè, facciamo il metallo. Ok. Qua spaccando queste le gomme qua. Ci fa un botto di metallo. Il metallo è il migliore... Attualmente è uno dei migliori per piazzarsi, mentre invece il mattone è il migliore per fightare. Ok. Sì, ormai il legno è da buttare. Lo so, ma più che altro è un dispiacere perché forzi la gente. Ci vuole troppo tempo per prendere gli altri materiali. Che brutta la casa dei supereroi distrutta così. Triste, Giove. Mm-mm. Immagino, pure infatti ci dormo la notte. Cazzo di merda. Ma che cazzo di problemi ti fai? Cioè, qua io sto per entrare di testa nel computer e pensa alla casa dei supereroi. Oddio. Ma un'altra cosa, Marza, pure per te. Quando ti muovi, ti metti il piccone in mano, arrivi vicino a un oggetto, salti, picconata e via. Se sei bravo ne dai pure due, però la cosa migliore è darne una, così continui a correre alla stessa velocità, come se non perdi velocità. Sto provando. Lo so. Mi dai una picconata quando mentre prima proprio così, boom, e via. E così almeno continui a correre alla stessa velocità quando resti correndo, ma ti farmi quel poco di materiale che ti serve. Questo durante lo skirmish, quando stai con le pezze al culo, che 5 di materiale ti cambia la vita, stai là, oh mio Dio, posso fare una scala in più, che culo. Vediamo che vendono qua. Mi sono preso 9 pozzette. Sarebbe bello che se si fightassero noi ci buttiamo dentro. Sarebbe proprio cielo. Oppure gli butto dentro i razzi, sì, ma proprio per quello. Ti fiondi dentro con quelli e si drifta. Che io ho 600 di legno. Si stanno fightando? Sì. E allora dobbiamo andare dentro. Sono rimasti in 5. Boom. In 3. Stanno lì. Cioè dobbiamo andarli a fare. Ok. Ma non sparare. Tienitelo il lanciarazzi. Sì, sì. No, io tenevo nel caso mai. Come? Sai che forse non ci conviene andare da loro? No, non andiamo. Tanto loro devono scendere in realtà. Sì. Allora. Hanno un po' di cecchini, che dici? Ah, almeno mi hai fatto una minchia, io farmo materiale. O potremmo andare a prendere l'invisibilità e andargli incontro senza farci vedere, o aspettarli e poi levarci l'invisibilità. Senza sarebbe farci vedere, ma... che è la cosa che attira più l'attenzione della storia. L'invisibilità, ma come? Non si vede. Ma sì, c'è un coso blu, che poi è viola. Lol? Ma quale è scivolato? Uno è scivolato, è fuori dal fight. Andiamo. Giorgio, quanto hai di materiale? 700, 400, 380. Penso che possono bastare per un team. No. Oh, stanno arrivando. Se gli caga gli missili come se non ci fosse un domani, tu, E dove sono? Aspetta. Così, esattamente. Bravo, in testa. Mi ho dato in bocca. Attento. Quindi sei messo uno più uno. No, oh, 2-1. Da me tipo qui. Bravo. L'altro? Niente, io sto qua, sono testata a uno.
lo sento passeggiare. E qua da te, sopra lì, ecco, vuole salire. Qua da me, qua da me. Me, vuole tirarlo su, qua da me. Cioè, in realtà, sì, più o meno. Sì, sì, è questo, qua da me, lo sento. Dai, scendi, giù. Perfetto. Ma questi qui non hanno buildato, ci hanno provato coi rampini. Tipo... Devi imparare a buildare se mi vuoi salire sopra. Non devi far scendere me. Mamma mia, quanto è arrabbiato il Marzone.